faceva la mia mamma. Ho fatto questo è il porco spino della vincitrice del 2017. L'anno scorso, lei, non io. Che sta facendo? Il secondo. La parte sto preparare il porco spino. Sto ammorbidendo il burro. È uno degli ingredienti del porco spino di mercato saraceno. Qui sì, solo burro. Per il momento, per ora il burro. È l'ingrediente principale. È un dolce a parte di burro. Quindi molto francese. Molto romagnolo. Molto romagnolo, sì, diciamo. Avete visto come è bello? Ma noi abbiamo dei tempi. Per il momento solo è assomiglia a una francese. Per il momento. Dei termini in dialetto, cosa? Amice, noi abbiamo dei termini in dialetto romagnolo che assomigliano al francese. Adesso non me ne viene in mente. L'albicocca, cucciotta. No, una verdura. Una verdura? Sì. Che assomiglia a tutti, assomiglia a tutti, assomiglia a tutti, diventa sempre più spumoso, ma è stata un po' che ci dà, quindi è una lavorazione lunga, è per fare che deve diventare i puristi, così proprio lo fanno a mano, anche lei lo fa a mano. Sì, però oggi non è in caso. Adesso c'è il vicino? No, adesso te lo metto. Adesso mettiamo lo zucchero vero. Tutti in una volta? No. No, ok. Eh? Allora, mezzo chilo. Scusa, sì, guarda. È diventato molto più chiaro rispetto a prima. Ed è molto più spumoso. Però è comunque compatto. Faccio la maestra. Va bene, allora, mezzo chilo di burro, quanto zucchero a velo? Allora, mezzo chilo, io ce ne metto 400 grammi, non mezzo chilo di zucchero perché viene qui troppo dolce. Sì, la ricetta sarebbe tutto uguale, ma se no viene troppo dolce, allora lei sì, sì, uno poi la deve. Adesso l'ho imparato. Io posso andare là a chissà di cosa. Poco alla volta. Ma è successo un pezzo di apriamo. Ecco, lo zucchero è meglio aggiungere un po' alla volta. Sì, sì, sì. Questo è mezzo scuro, eh? No, quello è un po'. Ma non glielo metto tutto bene. Ma non lo chiude, questo non è mezzo. Ah, non è un chilo, certo. Io gli do la mia mezzo. Questi si complicano, complicano le situazioni. Anche quando mettete lo zucchero vero, lavoratelo. Sì, sì. Sì. Ma adesso senza pesare lì vi fermate qualche giorno. Allora, adesso ce l'ho ormai nella testa. No, è zucchero a velo. Perché altrimenti scricchio la sotto i denti. Vieni qui.
visto com'è bello, spumoso. Guardate, eh. Viene da assaggiarlo. Con il dito qua. Dopo ve lo faccio. È montato, cioè come una panna montata, sì, fatta col burro. Sì. Tutorial live dal vivo. È molto, eh? Perché ha fatto un chilo. Ma non un chilo io. Però la cosa è che io no, un chilo. Allora, siccome faccio fatica a montarlo, adesso iniziamo a mettere i tuorli. I tuorli. Ah, perché mettendo lo zucchero diventa duro. Perfetto. Quindi ci metti. Va. Adesso lo smontiamo un po'. Adesso va. Hai visto che differenza fra la mano esperta e la mia? Pensavo fosse semplice. Non è così tanto. Non ci mettiamo già la luna. No. La mia non. La mia non. Non l'ho mai fatto. Non è, quanti tuorli su 5 tuorli? 5 tuorli. Sì, perché le dosi sono 5. Scusa, se lei ha fatto un chilo, ce ne ha fatto un di più. Però questo è un chilo, Sì, sì, è una. Quindi te, a seconda, se fai due etti, prova. Lei ha un chilo, quindi ti devono prendere. Non so se sei semplice. Adesso ma che spalle hai? Ah no! Tiro il pendente, poi giro. Che miseria! Già mi fa male le braccia. Allora, siccome è stato un po' duro, e io faccio fatica, ho aggiunto i tuorli, così si sì. Mamma mia, oh! Guarda che va solo una, che sta andando. Ah, perché si era troppo... Sta andando solo una frusta. Sì. Mettiamo delle altre uova.
No, 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 mettiamo allora un altro po' di zucchero. E lo zucchero finiamo, basta. Se entrando lo portiamo anche noi, da brave a mareggiare, brave a far vedere come l'abbiamo fatto. Perché lei non può più partecipare? Però perché ha vinto? Ah, perché ha vinto una volta. Adesso voglio sapere se partecipa la Mary. No, non può partecipare neanche lei? La Mary ha vinto più forte. Ma è bello il San Salvador, che ci sono stata, è bellissimo. Oddio, per me è già una vacanza. Considera che si fa a mano, quindi. Il rischio più grosso è che impazzisca. Perché il liquido con il burro è facile, qualsiasi liquido con il burro è facile che non si amalgami bene. Quindi può impazzire solo quando c'è il burro. Ma si mette il caffè? L'anno scorso a una mia amica solo quando lavorava il burro. No, se li mettiamo una alla volta. Quindi voi non lo conoscete? Lo facevi così o con delle varianti? Sì, quali sono le varianti? Sono pure mettono i pinoli. C'è alcuni che mettono i pinoli, ma... Sicuro. Sì, ma proprio le mandorle le postolite, le portate. Sì, le già postolite. No, no, le ho già portate così, sì, se no i voli a terra. Guardate che crema, ragazze. Adesso ve la facciamo intera. Thank you.
generale sì, la consistenza è quella di una crema un po' più compatta rispetto di una crema insulina. Ok, no, adesso mettiamo, tiriamo fuori. Allora, adesso la procedura del caffè. Io logicamente l'ho già preparato in casa. Perché ovviamente il burro da solo. Sì, il caffè è freddo. Al momento, questo è il caffè ristretto. Allora, voi mettete, facciamo in un piano piano. Sì, sì, forse perché io quando sono a casa vai. Un bello abbondantone. Vai, vai. Ci mettete il caffè? Caffè ristretto. Questo l'ha fatto a casa lei, L'amaretto di Saronno lo metto per bagnare i biscotti sempre col caffè, perché per me la base deve essere il caffè. Poi dopo c'è gente invece che la base è l'amaretto. Sempre attenzione quando mettete sul caffè, perché si può anche partire, cioè partire anche con il caffè. Quindi non è che buttate tutto il caffè in una volta. Il caffè ristretto come si fa, Mary? Ah, niente. Acqua e friggi molto nel filtro dove mettete il caffè. Meno acqua rispetto a... No, l'acqua è non lo metto, ci metti più caffè e non friggi molto. Ad esempio c'è chi fa caffè, poi invece dell'acqua ci metti il caffè della prima moka. Anche così, sì. Così non si fa. Ok. Allora, questo è un chilo, quindi ci ha messo due, tre cucchiai, quattro cucchiai, quattro, vai in alto, abbondiamo, cinque cucchiai, cucchiaio grande, mio. Deve diventare anche un pochino mezzo, Guardate il colore, adesso ne mettiamo un altro po', che io ne ho tanto. Così? Tutto lo devi mettere. Quindi era il niente, che è per chilo di conte, mascarpone. Perché lì controllo i più di lo di... Basta. E basta con il caffè. No, non è il dottore. No, guardavo la quantità della bottiglia. Però questo è un chilo, ragazzi. Sì, sì. Mamma, una volta che lo fai, ti conviene fare tutto il palmeccato, ne fai un chilo. Io infatti faccio il chilo. Meno male. No, questo Ok ragazzi, guardate, è diventato più scurino, ha già preso il colorino del porco spino. Allora, adesso
prendo sempre il mio cucchiaio perché magari... Sono qua! Dai un guanto, scivola. Abbiamo ok, allora adesso voi guardate perché magari sotto con le fruste non viene preso bene, rimane il caffè, quindi voi iniziate un po' a girarlo. E lì è morbidino. Sì, sì. Io dopo c'è chi in casa altri frullatori migliori, la planetaria, io non lo so, io non ce l'ho, c'è chi lo fa col bimbi, però per me con queste cose vengono diversi, non lo so. Perché lei si è visto con il frullatore. Sei pronto per rifare il portafoglio? Faccio le varianti. C'è da più di sì, sì. Siamo in ritardo? No, siamo in perfetto ritardo. Mezzo dato. Alle 4 iniziano a... Ok, io se avevo qualcosa ve lo facevo un po' assaggiare la crema. No, nulla. A me lo metto un po' qua. Col dito, meglio. Ecco l'assaggio. Un signore. È lui, è lui. È lui, io voglio assaggiare un po'. Date, date. Col dito. Non lo fai assaggiare anche me? Ah, così. Anche a lui, anche lui vuole assaggiare. Guarda, me lo fai assaggiare, sono qua. Sembra quasi gusto buono, ma... Allora lo devo ancora un altro po' girare. Ma adesso dopo non si sente più. Sei noiosa. Ok. Era uguale a quello che facciamo mamma, è simile. Pensa. Uguale, vero? Ho un onore. Che sentivo lo zucchero per me, no? Si sente simile, lo zucchero, no? No, no, va bene, sì, no. Che quando lo mastichi, sono ma adesso vedi, con il coso... Vedi, tutti hanno i loro modi di vedere e di sentire le cose. Dopo questo qui non allora. Se vuole un fazzoletto di carne. Grazie, prego. Così perché non mi voglio cambiare. Serve qualcuno che lei chiama. Allora, eccolo. Vai a assaggiare con un ditino, abbiamo fatto tutti così. No, è più tollerante. Vi siete lavati le mani? A me va bene. Va bene. Però se vuoi lo riassaggio. Allora, vassoio. Vassoio che sia un po'. Vabbè. Meglio di quello. Sei un po' stropicciato. Questo. Lì c'è? Lì c'è caffè e... ristretto. No, non è ristretto. Questo caffè non è ristretto. E amaretto. Insieme sono già mischiati. Sono già mischiati, io l'ho già fatto. Non vi dico le dosi, perché io butto giù magari l'amaretto. Dipende se è per bambini o per adulti. Dipende se è per bambini o per adulti. E per me? Io non faccio distinzione. Questo Mary? Quello dopo se mi serve. Sempre caffè. C'è sempre la mistura. Allora. No, adesso no. Primo strato. Primo, faccio un po' così.